Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Tony Gamer 17. Ragazzi, ho appena scoperto un bel trucchetto per aumentare i frame su Last Day on Earth. Anzi, no, su Last Day on Earth Survival, ma su Brawl Stars. Allora ragazzi, ho scoperto che su Brawl Stars mi va a 60 fps. Vabbè, avendo un buon PC qua non ho problemi, però mi lamento sempre a causa di questo gioco. Ad esempio, ora aumento un attimo la grafica, da basso metto ultra. Ecco, come potete vedere sono sempre a 30 fps. Quindi vi farò vedere un attimo un trucchetto, perché stavo uscendo pazzo, non riuscivo più ad aumentare i frame su questo gioco, non riuscivo più a fare niente. Guardate un po', si nota la differenza dei 30 fps, i 60, i 120. No, guardate un attimo, guardate il garage che si è aperto, però ecco, come potete vedere c'è questo strappo di frame che va, cioè, in ritardo, troppo lento. Quindi ho cercato di risolvere in un'altra maniera, adesso vi faccio vedere. Premo un attimo F11, ok, vado su impostazioni, engine. Quindi come potete vedere questi sono le performance dell'impostazione del gioco. Quindi per il motore grafico mettete compatibilità OpenGL. Io, avendo una 1060 Super, non ho problemi. Ecco, come potete vedere io uso questo piccolo trucchetto. Ho abilitato la virtualizzazione verticale, quindi VSync. E a questo punto non ho fatto altro che togliere questa abilità VSync quando avviate il programma. Anzi, adesso mi spiego bene, così non avrete nessun problema. Allora, innanzitutto cosa dovete fare? Avviare Brawl Stars. Lo dobbiamo avviare, ok? Poi avviate un gioco che vi va a 30-40 fps. E andate su impostazioni e abilitate il VSync, ok? E aumentateli fino a 60 e poi salvate e chiudete tutto. Una volta fatto, provate a spegnere il PC oppure provate a riavviare il Brawl Stars, perché adesso vado un attimo su abilità frame rate elevati, perché questa abilità frame rate elevati sarebbero tutti i frame che io posso aumentare. Quindi come potete vedere adesso stiamo sui 60, ma adesso vado a portarlo sui 240. Adesso vado a salvare. Ecco, come potete vedere sono aumentati 120. Spero che questo trucchetto rimanga così, perché io esco pazzo, veramente, io esco pazzo se gioco a 30 fps 60. Quindi per favore fatelo anche voi, cercate di uscire sempre fuori dai vostri giochi con la virtualizzazione a VSync attiva, e una volta fatto riaprite il gioco e impostate su engine a abilità frame rate elevati, quindi da 60 a 240, ok? Quindi se adesso provo a mettere 120, salva, aspettate, ecco, sta scendendo. Chiudo un attimo, ecco, come potete vedere 59, 60, visto? Allora, a me funziona, quindi io ho fatto di tutto, ci ho provato, finalmente non ho problemi con Brawl Stars. E mi raccomando, se questo video ti è stato utilissimo, lascia like, iscriviti al canale attivando anche la campanellina, perché volevo portare un altro video su come risolvere l'errore
dei frame su Fortnite perché molti hanno dei problemi, quindi ci sarà un video anche su quello. Quindi niente, grazie a tutti per questa visione, un saluto, ciao.